track. Allora, oggi siamo qui con un videovlog. Vi diciamo fin da subito che nell'ultimo periodo non stanno partendo per niente le notifiche. Ci continuate a fare domande su domande di cose che noi stiamo portando già su YouTube. Quindi mi raccomando, andate a guardarvi poi i video che stiamo facendo ultimamente, perché giustamente vuol dire che non ricevete niente, né un avviso, né un messaggino, niente. Non vi arriva nulla dei nostri video, come se non stessimo caricando. Subito subito ragazzi, dovete lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la notifica, cioè dovete attivare la campanella ragazzi. Abbiamo già parlato con il supporto di YouTube, sanno che c'è un problema sul nostro canale, esatto. Però ragazzi dicono che stanno cercando di risolvere, speriamo che questa cosa si risolva, perché ragazzi ovviamente meno persone guardano i nostri video, meno abbiamo voglia di registrare. Oggi siamo qua perché sta succedendo un'apocalisse allucinante tra due prodotti ben conosciuti ormai, ovvero i Nutella biscotti, che ormai abbiamo assaggiato tutti, o spero almeno tutti, i biscuits, e sono usciti i nuovi biscotti della Pandistelle. Marcona ragazzi. Esatto. Perché comunque chi è che non ha mai mangiato la torta Pandistelle? Esatto. Ha fatto uscire il clacson. Sono appoggiato ragazzi. Nel frattempo anche Ricky si è accorto che Rampage ha fatto i suoi soliti danni e l'ha sgridato. Allora, oggi siamo qui al gigante, stiamo per scendere per vedere se riusciamo a trovare almeno un pacchetto di biscotti della Pandistelle, così li andremo ad assaggiare insieme a voi. E ci sono anche quelli della Nutella, facciamo una comparazione. Vediamo se ci sono. Se non ci sono i Pandistelle, dobbiamo andare a cercarli da un'altra parte. Detto questo, mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, che ci trovate con Rampage tratto basso e tratto basso Sabriz. Ok, li abbiamo trovati. L'ha trovati signori. Mamma mia, sembrano invitanti, sembrano meglio dei Nutella biscuit, ma che roba. Esatto, cioè troppo fighi. E ragazzi, notate, hanno fatto sparire Nutella, ieri era pieno qua, li hanno tolti per vendere questi, è marketing. Mamma mia, ma ragazzi sembrano troppo invitanti, cioè guardate. Sì, non vediamo l'ora di provarli. Mamma mia, guarda com'è fatto dentro. Fateci sapere sotto nei commenti se voi li avete provati. Amore, sembra che siamo in discoteca, c'è troppo rumore. Cavolo, è alta. Ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo ragazzi. Eccoli. Le già rotti. Sono bellissimi, cioè ragazzi, guardate l'estetica, molto molto il packaging, molto carino. Il packaging. Facciamoli vedere. No, ragazzi, li abbiamo pagati 3 euro, secondo me 2 euro solo la confezione, cioè è fatta troppo bene, guardate. No, dobbiamo vedere i pacchettini. Vedere l'interno. Ah, vero? Apri. Allora ragazzi, commentate fin da subito scrivendo se voi li avete già assaggiati o siete alla ricerca per trovarli. Ragazzi, ecco perché vi dicevo. Cioè, oddio! Ma, come son piccoli. Ma sono tipo i pacchettini delle merendine. Ma come sono piccoli? Ma raga. Due. Ma quanti sono? Quattro. Ma che. Ok, ragazzi, come sempre, stessa storia dei Nutella, sono un po' costosi. Sono pochissimi. E sono veramente pochi. 28 grammi per busta. Maronna. Cioè, pochissimo, però almeno non fa ingrassare. Cioè, ma aspetta, ovviamente non puoi fare colazione con una roba del genere. Ma va, questo qua te lo puoi portare dietro da stuzzicare. Lo puoi portare a scuola, a lavoro, non so, ragazzi. Cioè. E noi abbiamo preso anche il bere, perché adesso faremo una specie di video mukbang, come si dice. In teoria si dice mukbang. Senti anche io. Anche Ricky cerca di dirlo. Comunque io avrei detto mukbang, perché io solitamente leggo come vedo. Io sono curioso di aprire. Però andiamo, dobbiamo iniziare ad assaggiare. Oh, ma che oddio, è bellissimo. È bellissimo, mi fa pena mangiarlo. Dentro è ripieno. È una bella sfida tra Nutella questi, eh. Sono mai questi. Buoni tanto, veramente buoni. Ok, abbiamo fatto ripresa tattica. Ora shakeriamo. Io ho preso questo qua al biscotto perché non ho voglia di bere robe al caffè, perché mi fanno venire il vomito. Aveva troppa voglia di biscotti, quindi biscotti a Pandistelle e biscotto da bere. Ah, veramente. Lui ha preso quello della Starbucks, che avevamo già fatto il video. Ma Starbucks! Un pacchettino a Rampage. Vi ricordiamo, mentre mangiamo questi biscotti insieme a voi, da provare. Dove vuoi, Ricky?
Ragazzi, io vi consiglio una cosa: acquistate sti biscotti perché sono molto più buoni di quelli della Nutella. Cioè, non potete non capire, ma chi sta nel latte? Nel latte spacca. Raga, buoni tanto. Troppo buoni, veramente. Faranno venire mal di denti perché è solo cioccolato. Allora, come stavo dicendo, abbiamo fatto questo mini video appunto dove mangiamo insieme a voi. Li abbiamo assaggiati e stavolta sono soddisfatta io. Perché sono molto, ma molto più buoni. Noi veramente vi vogliamo assolutamente dire, dopo questo video, se appunto li avete assaggiati, fateci sapere la vostra riguardo questi e magari anche un parere vostro confronto quelli della Nutella, perché adesso su Instagram tutti parlano di due tipi di biscotti. Quindi mi raccomando, aspettiamo i vostri commenti. Ragazzi, mi raccomando, andate a vedere i video che abbiamo caricato in questi giorni / settimane, perché purtroppo, ragazzi, cioè noi ci impegniamo tanto a fare video. Se poi non vengono visti, un po' brutto, potete ben capire. Che poi non è neanche per colpa nostra, perché comunque, raga, noi ci mettiamo il cuore a fare i video e poi non vengono visti. Sembrava un avvocato, ragazzi. Qua non so perché fanno le cannucce di 20, no, di 5 centimetri, se poi il fondo del bicchiere è di 20. Boh. Noi eravamo venuti qui innanzitutto per i biscotti in primis e poi per comprare un prodotto che quando siamo usciti... Oddio, sono sporca di cioccolato, ok? Ho tolto la macchiolina di cioccolato, era il biscotto. Il prodotto che ci siamo dimenticati appena siamo usciti dal gigante, solita cosa che succede sempre, infatti tra un po' Rampage scende e va a prenderla lui al volo, questa cosa. E poi dovevo prendere delle medicine in farmacia, ma oggi la farmacia ha deciso di essere chiusa. Mamma! C'è Ricky che vuole dire la sua sui biscotti, li sta assaggiando. More, cosa sta dicendo? Sì, sta dicendo che si sta sporcando. Ok, ovvio, c'hanno tanta crema. Notare un Rampage che corre. Oddio. Sono esausto, sono andato avanti e indietro correndo per i settori, ma niente, non c'era il prodotto che cercavamo. Rip. C'era proprio lo scaffale vuoto. Io non so la gente cosa fa con i prodotti, però. Rip. Come Nutella Biscuit. Esatto, stessa roba. Cioè. Che poi perché non si può dire cos'è il prodotto? Sì, era la gassosa. La gassosa, cioè. Vabbè, ma che c'entra? La confezione è una cassa di gassosa, però non c'era, cioè è finita la gassosa, così tanto va, ruba, babbo. Comunque, amore, tuo figlio ha imparato a slacciarsi le cinture di sicurezza del seggiolino. Allora, dobbiamo prendere cinture di sicurezza qui, figlio. Ok, ragazzi. L'ho imbaccuccato. Madonna, mi ha fatto prendere un infarto sto qua. Non può passare a fianco all'altro. Passato un ragazzo a fianco all'auto, questa si caga addosso. Mi ha fatto tutta l'ombra, mi sono presa male. L'ombra dei morti. Allora, ragazzi, il video è arrivato alla sua fine. No, alla fine, fine, decido io quando è fine. Non è fine. Amore, devi dire com'erano i biscottini per te. Allora, i biscottini erano molto buoni. Ve li consiglio come snack. Meglio dei Nutella Biscuit, sì, secondo me. Però purtroppo colazione non ce la puoi fare con questi, perché no, sono pochi. Però ragazzi, saziano, saziano. Però costano meno troppo. Meno che non avete proprio quella fame. Oddio, sto... No, ma tanto alla mattina, secondo me, due biscotti con un caffè bastano. Perché nauseano dopo un po' per il troppo cioccolato. Mi vengono mal di denti. Vi viene la pancetta. Capelli. Sì, vi cadono i capelli, vi vengono gli occhi gialli. Vi viene la pancetta. È la droga, raga. Detto questo, prima che Rampage inizi a guidare, io direi di concludere qui il video. Lasciate tanti pollicioni in su. Iscrivetevi. Subito, ora. L'avete fatto? Attivate. Attivate la campanella. E seguiteci su Instagram. Yeah, che presto arriveranno foto fighe, fighe, fighe. Foto di Sabrix nuda. No, non si possono dire queste cose. Oh. Allora, arriveranno anche le foto con Elisa. Nuda. Non nuda. Tutti nudi. Detto questo, qui da Rampage e Sabriz è tutto bella.